E dopo un po' di tempo si torna a parlare di notizie. Extra serie che uscirà con forse più frequenza nel prossimo periodo, certo, cadenza non giornaliera, magari 2 o 3 volte a settimana, anche perché dipende dalle notizie che escono, però materiale c'è e quindi facciamo questo videozzo. Allora, partiamo da due notizie di mercato che poi di mercato non sono, più che altro perché mi sono accorto, perché poi in realtà mi accorgo magari dopo un po' di tempo, visto che non le seguo tutte assiduamente, le squadre in giro per il mondo, però mi accorgo dopo un po' di tempo che ci sono stati dei movimenti di mercato molto interessanti in squadre appartenenti a campionati poco conosciuti o comunque seguiti meno. E partiamo in questo senso dall'arrivo di Orban al Ghent. Parliamo di un attaccante classe 2002 nigeriano che nell'ultimo periodo sta praticamente segnando ogni giornata. È arrivato al posto, o meglio, a rafforzare il reparto offensivo di una squadra che come ogni anno si ritrova a lottare per le prime posizioni nel campionato belga. Parliamo di un giocatore proveniente dalla Norvegia, in particolare dallo Stabæk, e un Gent che l'ha prelevato il 31 gennaio, quindi un bel po' di tempo fa, per 3 milioni, 3, quindi 3 milioni e mezzo di euro circa. Cifra anche abbastanza importante, giovane molto interessante che, come dicevo, fin da subito si è integrato segnando veramente veramente tanto. Finora ben 7 gol realizzati in 5 presenze. E giocatore che potrebbe veramente dare un ottimo contributo, come secondo me lo potrà dare sicuramente anche Moses Cobnan al Krasnodar, operazione che non, di cui non mi ero assolutamente reso conto, però Cobnan è un giocatore che abbiamo seguito, che seguo almeno nella serie dei giocatori che seguo. Quindi in realtà non mi ero accorto di questo trasferimento. Però c'è stato un Krasnodar che ha preso anche KD, ma ne parleremo, giocatore molto importante ex Karabag, e adesso, come dicevo, ha rafforzato quello che è il reparto offensivo con un 2002, anche in questo caso un giovane come Kobnan, che viene e proviene dal campionato sloveno, ovvero dal Podbrezova. Giocatore che ha fatto benissimo al Podbrezova, segnando veramente tanto. Esterno che il Krasnodar ha prelevato per 1 milione di euro, quindi cifra abbastanza irrisoria, ha firmato anche un contratto fino al 2026 ed è un calciatore che chissà che nel campionato russo non possa trovare continuità, giocare e dimostrare le sue qualità. Io lo reputo, ripeto, un ottimo calciatore. Ha numeri importanti, qualità importanti, come dicevo, lo seguo e non per caso, e quindi volevo sottolinearvi anche questa operazione. Per il resto, gettiamoci nel mondo del calcio, perché nelle ultime settimane si è parlato tantissimo del discorso spalma debiti, ne abbiamo parlato in maniera molto ampia. E è uscito fuori, non dico un report, però una notizia che delle 69 squadre attualmente, o meglio, delle squadre professionistiche le squadre professionistiche che hanno chiesto, diciamo, di rateizzare il debito, in particolare 69, hanno deciso di avvalersi della possibilità di spalmare i debiti che il governo ha concesso, come abbiamo anche ampiamente detto, in particolare in 60 rate, e il debito complessivo, tra l'altro, ammonta a ben 431 milioni di euro, quindi anche un debito importante. E le uniche squadre che in realtà non hanno usufruito di questa possibilità, solamente Cremonese e Fiorentina hanno, diciamo, risolto tutte le problematiche, tutti i debiti che avevano senza arrivare allo spalmadebiti, che comunque ti obbliga a pagare una sanzione, una mora,
del 3% sul totale della cifra da corrispondere allo Stato, ovviamente. Quindi gli unici club, se vogliamo, sani sono proprio Cremonese e Fiorentina, che comunque alle spalle hanno società importanti, però non è assolutamente scontato. Parlando invece di direttori sportivi, abbiamo già sottolineato come negli ultimi mesi, o meglio settimane, è nata la FIZ, la Federazione Internazionale dei Direttori Sportivi, che cercano di, diciamo, trovare a livello di regolamentazione e di diritti lo spazio che sono riusciti a trovarsi anche gli agenti. Anche lì ci sarebbe da aprire un discorso importante, visto che ci sono stati dei regolamenti che il mondo degli agenti, regolamenti imposti dalla FIFA, che il mondo degli agenti non ha accettato, almeno in toto. Però ecco, i direttori sportivi, grazie al lavoro di Morrone, che rappresenta la federazione italiana e quella spagnola, ecco, hanno creato questa federazione internazionale, e il presidente proprio Alfonso Morrone, che occupa quindi questa prestigiosa carica, e speriamo che possa lavorare per dare lustro a una figura comunque importantissima nel mondo del calcio. Torniamo però a parlare di calciomercato, perché il Lipsia si è mosso come al solito presto e ha annunciato da Salisburgo, che è una realtà molto vicina all'Lipsia in quanto entrambi fanno parte del mondo Red Bull, ha annunciato l'arrivo di Seiwald. Parliamo in questo caso di un centrale difensivo che sono ormai diversi mesi che sta facendo bene a Salisburgo e che ovviamente il Lipsia ha attenzionato. Parliamo di un classe 2001, calciatore che dal 1 luglio diventerà quindi ufficialmente dell'Lipsia. Ha firmato un contratto fino al 2028, quindi a lungo termine. Centrocampista che va, ho detto difensore, può giocare come mediano, però parliamo più di una mezzala, che va a rinforzare quindi il reparto di centrocampo. Profilo interessante, devo dire, che andrà valutato ovviamente in un campionato di livello molto alto come è la Bundesliga. Però chissà che non possa fare il percorso di Szoboszlai, che purtroppo sta giocando anche poco. O comunque, diciamo che tutti un po' si aspettavano un percorso magari diverso, più positivo, però speriamo che per Seiwald il percorso sia migliore. Ecco, pagato comunque 20 milioni di euro, che sono tanti, però giocatori rampa di lancio, e che vedremo cosa riuscirà a fare in casa, o meglio nel progetto Lipsia. Notizia un po' particolare, perché Claudinho e Malcolm hanno ottenuto la cittadinanza russa. Entrambi calciatori brasiliani, che sono ormai diversi anni che militano nello Zenit in Russia. Malcolm ce lo ricordiamo anche per quel famoso trasferimento saltato alla Roma, Barcellona, e ormai sono diversi anni allo Zenit, ed entrambi quindi potranno giocare per la nazionale russa, nonostante c'entrino una fava con la Russia, perché io credo onestamente che nessuno dei due abbia neanche i tris bis avoli russi, però hanno ottenuto questa cittadinanza che gli permette di scendere in campo per la nazionale russa, che vabbè, tra l'altro a livello internazionale, a meno che non faccia qualcosa con la federazione asiatica, non gioca più. Però ecco, Malcolm e Claudinho vogliono comunque trovare spazio, e lo fanno in Russia, ecco, almeno nella nazionale russa. Ora scendiamo, più che scendiamo, andiamo a parlare di tematiche importanti. Partiamo con una tematica più economica, per poi spostarci a tematica violenze e chiudere con il discorso relativo più che altro a nuove idee, innovazione, ecco. Adesso capirete. Partiamo quindi dal lato economico, e lo facciamo leggendo un articolo di Andrea Losapio, che spesso abbiamo riportato in, o meglio, ho riportato in questi video, perché secondo me era interessante comunque analizzare le sue parole per rifletterci su.
E quindi andiamo a leggere cosa dice e come al solito commentiamo. Perché le società creano plusvalenze farlocche, gonfiano le sponsorizzazioni e in ultimo taroccano i bilanci? Perché il fair play finanziario non serve assolutamente a niente. Un fair play finanziario che vi ricordo che è stato anche ritoccato da parte della FIFA qualche mese fa, anche qui ne abbiamo parlato. A parte giocare le coppe europee, perché essere in Champions cambia dal giorno alla notte. Mentre l'Europa League dalle 10 del mattino alle 10 e un quarto, cioè per dire che non cambia un cazzo. Così si è creata un'insensata corsa al quarto posto anche in Italia, a cui molti vogliono ambire stabilmente pur non avendo le potenzialità economiche. E nemmeno calcistiche, perché la realtà è che pochissimi club giocano tutte le edizioni della Champions, solo il Bayern, il Real Madrid, il Barcellona, le altre sono perennemente a rischio, a meno che non siano in nazioni piccole. Il PSG la giocherà sempre per una questione legata all'indotto creato dal Qatar. In soldoni, perché le sponsorizzazioni passano da una mano all'altra del proprietario. La realtà è che il calcio è un mondo dove tutto deve essere lecito, o meglio, se uno sceicco vuole spendere 10 miliardi in perdita per rafforzare Albino Leffe, qual è il problema? Essere super ricchi, concorrenza sleale? Tutto il mondo dell'arte è andato avanti con i magnati. In questo Raiola ha sempre avuto ragione quando paragonava i suoi giocatori a degli affreschi. Non hanno prezzo se non quello dato dal mercato e se posso chiedere 10 milioni all'anno per Donnarumma, io li devo poter chiedere. Poi ci sarà chi di dovere a dire di no. Invece i club hanno deciso che, per evitare esclusioni dall'Europa come il Milan di qualche anno fa, meglio inventarsi situazioni fantasiose. Invece la mossa giusta sarebbe quella di anticipare l'eventuale rosso in bilancio e congelarlo in fondo per un anno. Esempio, la Juventus vuole andare in rosso di 200 milioni nel prossimo anno? Perfetto, gli vengono chiesti anticipatamente 200 milioni da mettere in un fondo che poi servirà a coprire il debito. Diciamo che quindi sostanzialmente sta dicendo come poter migliorare, se vogliamo, un problema del nostro calcio relativo alle plusvalenze fittizie, relativo alle sponsorizzazioni gonfiate che ci portano ovviamente a delle disuguaglianze. Notevoli, che vabbè, poi non sono solamente nel mondo del calcio, però ecco, parliamo di questo in questo caso. E quindi potrebbe essere una soluzione quella di diciamo mettere i soldi in anticipo per la stagione successiva in un fondo che servirà poi a coprire il debito che l'anno successivo poi la società si accumulerà. Quindi programmare in anticipo i soldi che verranno spesi la stagione successiva. Diciamo che è difficile perché, come dice anche lui, purtroppo il problema è che nel nostro mondo del calcio sostanzialmente si può far tutto, cioè, o meglio, fino a che non si arriva a ricorsi, TAR, Consiglio di Stato e chi più ne ha più ne metta. Se no tutto va bene, nel senso, cioè, chi mi dice a me che questo non lo posso fare, quest'altro non lo posso, probabilmente è legato a una mancanza di normative rigide, probabilmente più che altro può essere quello, boh, comunque sono, proseguiamo poi magari arriviamo alle conclusioni, non è così facile, è chiaro, ma per colossi come Exor sarebbe stata la salvezza, perché se li devi mettere prima non li spendi. Se invece continui a far debiti su debiti per cercare di avere un tenore di vita che non hai, devi fare conti con l'oste. E questo dovrebbe valere non per l'Europa, ma per i campionati nazionali. Puoi fare debito, certo, ma un debito sostenibile. Non che se fatturi 400 milioni ne spendi 600 e poi ti trovi a dover modificare i bilanci perché non sei sostenibile. Ecco, questo è assolutamente vero. Tra l'altro, ecco, piccola notizia che adesso ho ritrovato. Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la Champions League da noi in Italia per le prossime, anzi per altre 3 stagioni a partire dalla stagione 24-25 e rimarrà inoltre il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 26-27, cioè sostanzialmente per i prossimi 5-6 anni la Champions e in particolare diversi match di Champions League saranno visibili su Prime Video, che comunque è un servizio molto molto moderno e anche fatto bene, devo dire,
che vedremo se diciamo si confermerà tale anche in futuro. Andando avanti, ecco, rimanendo in tema notizie così particolari, poi torniamo sulle interviste. Allora, Fernando Batista è il nuovo CT del Venezuela, un Venezuela che si ritrova un po' rivoluzionato perché negli ultimi giorni ha salutato Pekerman, che era ormai l'ex CT, un Venezuela che non aspira, visto che il materiale umano è quello che è, a vincere competizioni internazionali, però a provare, diciamo, ad arrivare a giocarsi qualche qualificazione importante. Ecco, il nuovo CT quindi sarà Fernando Batista, il quale avrà il compito comunque di provare a far crescere una nazionale, ripeto, non credo troppo ambiziosa perché non ha, diciamo, il materiale per esserlo, però voglioso di far bene. Altre notizie, Giacomini è il nuovo responsabile dell'area tecnica della Triestina, una Triestina che ha cambiato la guida tecnica qualche giorno fa, in particolare è arrivato Mister Gentilini, Triestina attualmente in lotta per evitare l'ultimo posto, una lotta ferrea con il Piacenza, un testa a testa che credo andrà avanti fino alla fine del campionato e vedremo se permetterà una delle due anche di mettere nella lotta qualche altra squadra che attualmente è più avanti in termini di punteggio, ma che con qualche passo falso di troppo potrebbe anche essere incluso in questo dualismo ad oggi. Comunque arriva una figura molto importante che va a impreziosire un po' la dirigenza di una Triestina che comunque a livello societario da quest'estate si trova in grande difficoltà e tante sono le rivoluzioni che ci sono state, ma inoltre, altra realtà in difficoltà è il Barcellona, perché tiene banco ancora il caso Negreira. In particolare il fisco spagnolo, quindi parliamo del fisco, che è un organo, definiamolo così, vicino allo Stato, ha denunciato, e non avrebbe, ha denunciato il Barça per amministrazione sleale, falso in bilancio e frode sportiva. Quindi accuse pesantissime nei confronti del Barcellona e potrebbe esserci un terremoto nel calcio spagnolo di qui a poco. Un Barcellona che è stato nell'occhio del ciclone per il discorso Laporta, Bartomeu, eccetera, e che adesso per quest'altro caso che è uscito fuori potrebbe rientrare in questo uragano americano quasi che sembra non voler aver fine, però giustamente se si sbaglia poi si pagano le conseguenze. Andiamo a leggere ora un'intervista a De Laurentiis, il quale ha parlato un po' di innovazione. E secondo me De Laurentiis nell'ultimo periodo, per quanto abbia delle idee un po' stravaganti in alcuni, perché abbiamo parlato già nelle ultime settimane di possibili introduzioni un po' particolare il discorso sull'intervallo, che forse sono un po' estremiste, diciamo, però secondo me è interessante andare anche a analizzare le parole che nell'ultimo periodo sta dichiarando semplicemente. Allora, leggiamo un po' che cosa ha detto. Mi ha colpito un'intervista di una giovanissima signora che ha una squadra minore, Lentella, che ha espresso un concetto molto chiaro. È possibile che tutto quello che è imprenditorialità sia nelle mani di menti che non hanno cultura dell'impresa, ma sono ex calciatori, ex procuratori? Fare l'imprenditore è un'altra cosa. Siamo sempre schiavi del vecchio perché è facile da cavalcare. Se fai, il prenditore e non l'imprenditore, si cerca sempre il vecchio. Si parla del passato e non del futuro. Noi siamo tutti responsabili dell'allontanamento delle giovani generazioni. Il gioco del calcio non si è mai rinnovato, è estremamente vecchio. Poi capita il Covid e ci si inventano le interruzioni ogni 10 minuti perché si gioca in estate. Io ho sempre sostenuto il VAR per primo e infatti in Italia sta funzionando. In Italia non si fa tesoro delle esperienze del mondo. Se l'NBA e il football americano fanno 10 miliardi di incasso all'anno, una ragione ci sarà. In Europa invece non ci riusciamo perché siamo ancora alla Champions, all'Europa League e alla Conference League. Ma chi vuole fare la Conference League?
e vale anche per l'Europa League. Nessuno vuole rendersene conto. Allora, dichiarazioni importanti, giustamente poi, come ognuno di noi, i ragionamenti si fanno in base alla posizione in cui si è. È normale che De Laurentiis questi discorsi, fosse stato il presidente della Fiorentina, probabilmente non li avrebbe mai fatti. Perché sì. Perché sì. Quando dice cose anche giuste sul discorso delle implicazioni che questa generazione, ovvero la sua, non la mia, per fortuna la sua, ha avuto sull'allontanamento dei giovani, ovviamente. Ha ragione. Sul discorso che imprenditoria e mentalità calcistica a volte cozzano, ha ragione. Però anche lì paragonare il discorso dell'NBA, che quando si dice che si fa una cultura diversa, è vero. Cioè, un discorso è analizzare l'NBA in America, dove c'è una cultura, c'è una mentalità, una socialità, uno sviluppo dei giovani diverso, è un discorso. È un altro sicuramente farlo in Europa, dove si è molto più tradizionalisti, c'è molta più storia. Ricordiamo che, cioè, l'America ha 300 anni di storia, in Europa, che vabbè, anche lì l'Italia ne ha 200, ma l'Italia così, ma l'Europa è nata millenni fa. Civilmente parlando, l'America 300 anni fa, quindi cioè sono realtà completamente diverse, imparagonabili dal punto di vista di ogni cosa. E quindi sul discorso poi dell'Europa, che ancora c'è la conference, ripeto, mi viene da dire, può aver ragione, però è facile da dire quando sei presidente di una squadra che è prima in classifica in Serie A. Perché, ripeto, fosse stato il presidente della Fiorentina, questo discorso non l'avrebbe mai e poi mai fatto. Perché la Fiorentina non arriverebbe praticamente mai prima in classifica, o comunque quarta a giocare, o anche il Bologna, per dire, no? Non arriverebbe a fare la Champions League. Quindi. Purtroppo, cioè, si parla ovviamente di discorsi che vengono fatti come tutte le persone, in base alla posizione in cui si è, ma è normale. Quindi il suo discorso di bistrattamento nei confronti di Europa e Conference League è un supporto alla Superlega? Assolutamente no. Io Daniele dissi già mai, lui voleva farla per una elite. Oggi è sbagliato continuare a fare le competizioni europee, è sbagliato che la UEFA incassi 800 milioni che non si sa che fine fanno. Facciamo un campionato europeo e mettiamo 10 miliardi sul tavolo, dove le prime 6 di un campionato importante o la prima di un campionato minore deve giocare contro tutti, partite secche. Ma questi signori non sanno che sulle piattaforme il tifoso virtuale vuole vedere un calcio interessante, anche lì, interessante da che pulpito, nel senso, il discorso interessante per me è interessante l'eccellenza calabrese, quindi cosa vuol dire l'eccellenza? Allora la prima squadra eccellenza, che per me è interessante, la mandiamo in Champions. Cioè, interessante per te magari, interessante per altri no. Per la maggioranza, vabbè, la maggioranza, allora torniamo al solito discorso della democrazia finta e farlocca. Però, cioè, sul discorso che la UEFA incassa tanti soldi che poi non sa che fine fanno, su quello assolutamente mi trovo d'accordissimo, però ripeto, sono idee interessanti che però non vedo di grande applicazione, perché più che altro rivoluzionarie, ed è giusto, perché serve innovazione, è necessario avere innovazione, non si fraintenda, anzi, perché siamo indietrissimo a livello calcistico, di mentalità, siamo indietrissimo in particolare da noi. Però non lo so. L'idea, cioè il discorso, cioè, ci potrebbe anche stare, però come puoi tu far mettere insieme i campionati nazionali con un campionato in cui si qualificano le prime 6 partite secche? Ho capito. È un'idea però da valutare. Quindi un campionato con criteri meritocratici, ovviamente De Laurentiis risponde certo che è lui
supporta questo tipo di campionato meritocratico, diciamo. Noi dobbiamo prendere atto del fatto che nell'86 c'erano 16 squadre in Serie A e oggi siamo 20. E di certe partite, se andiamo a vederlo cioè televisivo, non interessa a nessuno. Anche lì, ripeto, facile dirlo quando sei presidente del Napoli. Non a caso in Inghilterra alcune gare non vengono trasmesse. Io già 2 anni e mezzo fa dissi che dovevamo essere direttamente coinvolti con i nostri tifosi virtuali. Allo stadio siamo noi a vendere i biglietti, perché non dobbiamo vendere noi i biglietti virtuali usando tutte le piattaforme esistenti, riconoscendo loro una piccola parte del tagliando? Sì, anche qui ci sarebbe da valutare questo discorso qui, perché poi sul discorso diritti TV, De Laurentiis dice non deve esserci alcuna legge che mi limita nella vendita dei diritti televisivi. La Melandri ha distrutto prima il cinema con una legge che Franceschini e poi il calcio. Mi spiega perché il calcio devono fare cose di cui non hanno coscienza e conoscenza? Ah, cioè semplicemente sta dicendo, cioè perché è intervenuto il governo nel calcio? Cioè sarebbe giusto che anche le società vendessero, diciamo, le partite, la visibilità, come accade nel dilettantismo dove non ci sono dei broadcaster che vanno a trasmettere le partite, quindi sono i club che per una determinata cifra vendono la partita, la trasmissione della partita su Facebook o qualche altra piattaforma. Questa idea potrebbe applicarsi nel professionismo, dove però girandoci più soldi, ovviamente ci sono i broadcaster televisivi che si accaparrano i diritti televisivi. Il problema è che per De Laurentiis non dovrebbe esserci nessuna legge, per esempio quella Melandri. Anche qui ci sarebbe da discuterne insieme, ma veramente. Poi sul discorso, io onestamente ripeto, sono supporter del 20-20-20. Per me la Serie A non deve diminuire di squadre perché, cioè, il problema di base è che ho capito, non è interessante per nessuno, che ne so, Salernitana Monza, che poi vabbè, cioè. Salerno fa 200.000 abitanti, Monza ne fa 30.000, sembrano pochi, sono pochi. Cioè, per esempio, a questo punto allora tagliamo fuori sta cosa di ridurre il numero di squadre, non capisco perché sia una necessità così, tutti vogliono ridurre il numero di... Ma perché? Perché così si spartiscono meglio i diritti televisivi? Cioè, non capisco qual è il motivo di ridurre il numero di squadre, perché alcune partite non sono accattivanti, e allora non, cioè, allora non critichiamo la società, che, cioè, o meglio, l'andamento a cui stiamo andando incontro, se poi siamo noi parte di quell'andamento. Cioè, perché se mi si viene a dire, ma ci sono alcune partite che non sono interessanti, allora facciamo un campionato a 10 squadre, facciamo giocare solamente quelle più interessanti perché al pubblico piace. Che anche lì, De Laurentiis, chi ti dice che i tifosi Salernitana e Monza non vogliono guardare le loro partite? Cioè, non vogliono vedere partite in Serie A? Che? Cioè, boh, vabbè. Comunque, che poi anche lì, se il Napoli andasse male una stagione, non farebbe mai sold out. Cioè, il discorso è molto relativo. Nel calcio, cioè, sul discorso tifosi, bisogna capire che il tifo è molto labile. Se va bene, ci sono tanti tifosi. Se non va bene, ce ne son pochissimi. Questo vale per il Napoli, come vale per il Cittanova, vale per il San Luca. Quindi, cioè, tagliare fuori squadre dalla Serie A potenzialmente, fare un campionato a 10 squadre perché ci sono squadre solo interessanti, cioè, ci sono paesi solo interessanti. Non lo so. Non lo so. Perché taglierebbe quel sano provincialismo che secondo me comunque in un campionato deve esserci. Andiamo in chiusura, visto che siamo anche lunghi, leggendo un articolo di Ivan Cardia circa il tema violenze, che purtroppo sta caratterizzando violenze e quindi conseguenze normative e decisioni che vengono prese circa vietare trasferte in particolare. E di questo tipo, che purtroppo dalla Serie C in giù stanno caratterizzando tantissime realtà.
I tifosi della Federisandria ci hanno messo un po' a capire perché non potessero andare a Messina. Immaginiamo, con un pizzico di realismo, che per svariati motivi non sarebbe stato neanche un esodo di massa, ma tant'è. Alla fine una vera spiegazione non è nemmeno arrivata, soltanto qualche ipotesi un po' cervellotica relativa a un potenziale incrocio con i catanesi in viaggio per Locri. Di sicuro dalla Puglia nessuno ha potuto assistere alla partita, mortificando ulteriormente uno 0-0 che non ha cambiato la stagione delle due formazioni. È successo lo stesso soltanto in questo weekend per Foggia Juve Stabia, vietata ai residenti nella provincia di Napoli, ma anche per Taranto Cerignola, interdetta a chi vive nella provincia di Foggia, e aggiungo Catanzaro Crotone per i tifosi del Catanzaro. E ci limitiamo, giova a ripeterlo, all'ultimo turno del campionato di Serie C. Se allarghiamo lo sguardo all'intera stagione, finora continua ininterrotto il profluvio di trasferte vietate ai tifosi ospiti. Statisticamente, vista la sua grandissima diffusione su tutto il territorio nazionale, la terza serie è il campionato che ne risente in misura maggiore, anche se non è un problema legato soltanto alla Lega Pro. La seta sulle trasferte ufficialmente deriva dai fattacci relativi agli scontri fra i tifosi, virgolette obbligatorie di Roma e Napoli. Intendiamoci che quella roba lì col calcio non c'entri nulla, che servono provvedimenti, non serve neanche dirlo. Però di fatto questa linea decisionale, e anche qui le virgolette sono d'obbligo perché vietare a priori non è decidere, affonda le sue radici in tempi ormai lontani. Ne abbiamo già scritto diverse volte, anche subito dopo il ritorno del pubblico negli stadi dopo la pandemia. In quelle settimane ci siamo raccontati che il bello del calcio fossero i tifosi. Poi abbiamo assistito alla regolare e costante tendenza a impedire agli spettatori di partecipare nel senso di essere parte di questo sport, un controsenso tanto più che nella maggior parte dei casi risulta davvero complicato capire le ragioni di alcuni divieti. Più in generale, senza entrare nelle competenze degli organi deputati a questo tipo di valutazioni, decidere di vietare a priori rappresenta tutto fuorché una vittoria dello Stato sui violenti e sugli ultra. È semmai una sconfitta per chi dovrebbe consentire che certi eventi si svolgano senza il contorno di comportamenti illeciti a cui troppo spesso assistiamo. Lo Stato fa lo Stato, se riesce a gestire le trasferte, a punire i violenti, a far partecipare i tifosi veri, altrimenti rinuncia a una delle sue funzioni basilari e così, sempre col massimo rispetto, siamo bravi tutti. È una battaglia di civiltà sulla quale crediamo sia opportuno che il calcio italiano a tutti i suoi livelli si faccia sentire. Il pallone non è soltanto una parte rilevante del PIL italiano, è molto altro, cui credo faccia riferimento a qualche intervista di Gravina che nell'ultimo periodo ha fatto riferimento, cioè ha parlato molto del fatto che il nostro calcio incida sul PIL italiano. In ogni caso, anche dal punto di vista economico, gli stadi mezzi vuoti non fanno di certo bene a nessuno. Direi che ha detto tutto lui sul discorso violenze, c'è cioè poco da aggiungere. Io a questo punto però mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Ciao a tutti!